La giornata. Cosa c'è da sapere? Il presidente Zelensky si collega con il Festival di Cannes, cita Chaplin e Apocalypse Now. I combattenti dell'Azovstal escono sconfitti dall'acciaieria e non si conosce il loro destino. Mosca non vuole uno scambio di prigionieri. Da noi si attende l'informativa di Draghi al Senato. I 5 Stelle insistono. Basta armi a Kiev. Il Parlamento si deve pronunciare. È mercoledì 18 maggio, 84esimo giorno di guerra. Io sono Laura Pertici, questa è la giornata di Repubblica. Sarà un'informativa ampia e articolata quella che il Presidente del Consiglio farà domani al Senato. Anche alla luce dell'incontro avuto con il presidente americano Joe Biden, non è previsto alcun voto, ma il Movimento 5 Stelle continua il suo pressing affinché il Parlamento possa discutere e votare di nuovo sulla posizione italiana riguardo all'invio delle armi. Il capo politico Giuseppe Conte vuole che si arrivi a un atto di indirizzo prima del prossimo Consiglio europeo straordinario, il 30 e 31 maggio. La traiettoria di Mario Draghi invece sembra non flettersi di un millimetro. Onorare gli impegni presi con gli alleati internazionali, questo si farà. Armi, sanzioni, sforzo diplomatico. Dunque, fino a dove si spingerà il fronte grillino? Cosa farà la Lega, che chiede un premier time? Domande al capo dell'esecutivo, in sostanza. Da tenere sempre domani, ma nel pomeriggio. Il punto è che la trattativa per un cessate il fuoco è in totale stallo. I colloqui sono sospesi. Non servirà a farli riprendere lo spostamento a Washington e Londra, così ha sentenziato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Parlare di pace sembra davvero impossibile al momento. Anche l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, non sembra aprire molti spiragli. La guerra è a un momento critico, ha sottolineato, a un punto di svolta. E non permetteremo che l'Ucraina esaurisca il suo equipaggiamento. E quindi Bruxelles porta 2 milioni di euro il suo sostegno economico militare. Le armi sono cruciali per la controffensiva, ha insistito Borrell quando è terminata la riunione dei ministri della difesa. Intanto in Ucraina la resa dei militari dell'Azovstal viene vissuta come un dramma nazionale. Mariupol, finché il 36esimo reggimento dei Marines, finché la famigerata brigata Azov e i poliziotti, i doganieri, i volontari della difesa territoriale erano rintanati nei sotterranei dell'acciaieria, non si pensava potesse essere davvero presa dai russi. Ora è tutto diverso. Le immagini dei pullman che partono alla volta della Repubblica autoproclamata di Donetsk per arrivare a Novazovsk e Olenivk sono uno shock per gli ucraini. Ma non c'era altra scelta, non ne aveva Volodymyr Zelensky, che prova ad offrire una lettura accettabile degli eventi. Missione compiuta, quella di bloccare l'avanzata di Mosca verso ovest, vuole si dica. Mentre tutti sanno che non c'è alcuna certezza sul destino dei prigionieri, nel migliore dei casi potrebbero essere utilizzati come merce di scambio nella trattativa. Per ora, nonostante altri 8 bus che hanno lasciato la città, costretta al martirio da troppe settimane, i numeri rimangono quelli di lunedì: 264 militari evacuati, 53 i feriti gravi. Meglio non far sapere. La Russia vuole processare quelli che in terra ucraina sono considerati degli eroi. Così almeno ha chiesto il presidente della Duma Volodin, parlando di criminali di guerra nazisti che non possono essere scambiati con altri prigionieri in mano a Kiev. Vladimir Putin ha detto che verranno trattati secondo la legge internazionale di guerra, quindi con dignità. Ma il 26 maggio la Corte Suprema russa dovrà decidere se il reggimento Azov è un gruppo terrorista. E allora che cosa accadrà? Tutto è molto incerto. Per esempio, chi è rimasto ancora nei tunnel dell'impianto siderurgico? Quanti? Oggi la Svezia e la Finlandia invieranno le candidature per l'ingresso nella NATO. Dopo il voto favorevole del Parlamento di Helsinki e il pronunciamento formale del governo di Stoccolma, al Senato domani sulla loro scelta non si discuterà, nonostante lo scetticismo circa l'opportunità di questa mossa dimostrato in special modo dalla Lega. D'altro canto, il centrodestra al momento ha altre beghe a cui pensare.
Ad Arcore si sono visti Berlusconi, Meloni e Salvini. Non si incontravano tutti e tre dai giorni difficilissimi dell'elezione del Presidente della Repubblica. Era fine gennaio. Non è andata molto bene. Nessuna foto sorridente, niente nota congiunta alla fine. Su 21 città abbiamo trovato l'accordo. Su 5 l'accordo non è stato trovato per pure contrapposizioni locali, persona contro persona, ma siamo sicuri che negli eventuali ballottaggi troveremo l'accordo. Questo è l'impegno di tutti i leader presenti al tavolo. I distinguo sui candidati alle amministrative, a partire da Musumeci per la regione Sicilia, minano una volta di più l'idea stessa di unità. La leader di Fratelli d'Italia lo ammette e lo dichiara, il fondatore di Forza Italia si risente. Il leader della Lega prova a non aggiungere sale sulla ferita, ma la giornata è tesa. Berlusconi, peraltro, deve impegnarsi non poco per far ridimensionare le sue uscite contro Biden e contro la NATO. Sul governo che invia armi e dunque in guerra, invece, si sorvola. A Cannes inizia il festival e appare sullo schermo un ex attore. È sempre Zelensky, ma oggi è presidente dell'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il cinema non dovrebbe restare muto, l'odio alla fine scomparirà e i dittatori moriranno. Siamo in guerra per la libertà, dice citando il grande dittatore e poi aggiunge serve un nuovo Charlie Chaplin. Infine, mi piace l'odore del napalm al mattino. Questo è Apocalypse Now. Ora l'apocalisse per lui è in Ucraina. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.